progetto, oltre i Formebbi, vuole significare accoglienza, condivisione, partecipazione. È bello vedere attorno ad un tavolo, soprattutto attorno a dei piatti elaborati dai ragazzi di altri paesi che frequentano il nostro istituto, vedere questi ragazzi incrementare la voglia di esserci, di stare insieme, di lavorare insieme, di studiare insieme per una cultura della condivisione e dell'accoglienza. Siamo alla seconda edizione di Oltre i Fornelli. Il nostro istituto alberghiero Santa Marta ha 17 nazioni rappresentate in questa scuola con 160 alunni che vengono da 17 paesi diversi. La trasformazione del cibo non può essere l'unica peculiarità del nostro istituto. Il cibo è anche cultura, tradizione, è territorialità, è internazionalità, per cui abbiamo voluto che questi ragazzi si confrontassero tra di loro perché potesse nascere un nuovo modo di stare insieme, un nuovo modo di collaborare nel nostro istituto, nella nostra scuola. Il cibo come identità. La struttura della gara è analoga a quella dell'anno scorso, in cui i ragazzi di etnia diversa si stanno cimentando in piatti tipici del loro paese e verrà valutata, come lo scorso anno, la difficoltà del piatto e la presentazione appunto del piatto stesso. Sono l'insegnante di alimentazione di questa scuola, della scuola Santa Marta Branca, e mi chiamo De Felice Angela. Il mio compito è stato quello di ricercare accuratamente i ragazzi nelle varie classi in base alla loro nazionalità. E le nazioni oggi rappresentate in questo concorso sono Santo Domingo, Nigeria, Ucraina, Giappone, Italia, Albania, Marocco, Costa d'Avorio e Russia. I ragazzi sono di varie sezioni e soprattutto di varie classi, sono seconda, terza, quarta, addirittura due ragazzi di quinta. Sono stati abbinati ad insegnanti della loro classe, fondamentalmente insegnanti di italiano, di matematica, di alimentazione, come nel mio caso, quindi non per forza insegnanti tecnico-pratici, quindi è un connubio di un certo livello, stima reciproca tra l'insegnante e l'alunno, ma in particolare l'alunno diventa oggi professore del suo professore. Siamo con Fabio Gasperi, il noto chef di Pesaro. Cosa ne pensa di questa gara multietnica? Sicuramente è un'iniziativa da lodare, in quanto in questa società multietnica, specialmente noi che siamo l'istituto alberghiero, cerchiamo di mettere insieme tutti questi ragazzi che vengono da varie nazioni insieme ai propri insegnanti. Sicuramente è una cosa da elogiare. Siamo con Paolo Esposto, presidente dell'Associazione Cuochi della provincia di Pesaro e Urbino. Ci parli un po' di questa iniziativa. Questa iniziativa è molto interessante e molto bella. Vedere i ragazzi qui all'opera, che sono dietro le mie spalle, che stanno cucinando, stanno preparando piatti tipici del loro paese. È un bel momento d'incontro tra varie culture, varie nazioni. Sì, questo è sicuramente un bel momento anche di approfondimento professionale. E siamo con Alfredo Antonaros, presidente della giuria. Ci parli un po' di questa iniziativa. Questa iniziativa è importante per due ragioni, a mio parere. La prima è quella di consentire ai ragazzi che provengono da altri paesi, che sono immigrati di seconda o di terza generazione e che lavorano, studiano, operano all'interno di questa struttura che ha più di 1000 studenti, di muoversi all'interno di questi spazi con l'orgoglio di appartenere a delle culture specifiche in cui la gastronomia ha un ruolo importante, quindi di proporre la cultura, le tradizioni, i saperi e i sapori dei loro paesi senza sentire di avere e di vivere in un mondo un gradino più basso, inferiore di quello della tradizione italiana, dell'Europa e dei paesi occidentali che li ospitano. L'altro aspetto estremamente importante, a mio parere, è che iniziative come queste consentono ai giovani immigrati di seconda, di terza generazione di diventare protagonisti di eventi culturali, di vivere in Italia con grande orgoglio per le loro tradizioni e le loro culture.
il grande handicap e i grandi errori che sono commessi tuttora in Francia, in Germania, nei paesi del centro-nord Europa, è quello di non considerare mai che stiamo da decenni ospitando altre culture che ci possono solo arricchire se le facciamo confrontare e convivere accanto alle nostre. E se questo accade anche in cucina, tanto meglio, e la nostra tavola ne uscirà più ricca. Sono iniziative di un rilievo pedagogico didattico incredibile, perché permettono veramente la messa in atto di percorsi interculturali centrati su quello che c'è di bello rispetto alle culture che si incontrano a scuola. Non possiamo che essere contenti di un'iniziativa di questo genere e della grandissima qualità del lavoro svolto dai ragazzi e dai loro insegnanti. Una bellissima iniziativa dell'Istituto Alberghiero, che dimostra come il cibo sia uno strumento per la conoscenza della cultura e l'integrazione culturale. La collaborazione tra ragazzi provenienti da altri paesi e gli insegnanti del nostro territorio, che farà bene alla scuola, farà bene alla convivenza e aiuterà un po' di nostri giovani anche a cucinare piatti in grado di poter magari ispirare nuove attività nel nostro territorio.